scatta oggi la nuova ordinanza regionale sul Covid, e cioè ci sarà il trattamento sanitario obbligatorio per chi ha il virus e non vuole farsi ricoverare e curare. La decisione arriva dopo il caso del manager vicentino che ha contagiato con il suo comportamento poco responsabile più di 100 persone, di queste molte anche nel Padovano, una trentina. Ecco la sua storia. Il 24 giugno, quando l'imprenditore vicentino di Sossano va in Serbia per lavoro con tre collaboratori, viene in contatto con una persona che ha il virus e si infetta. Il nostro manager vicentino, 65 anni, torna in Italia e prende subito un appuntamento con una massaggiatrice cinese. Poi il giorno dopo riparte, questa volta probabilmente per turismo religioso, visto che va a Medjugorje. Il 27 giugno torna a Vicenza, non sta bene, ha la febbre, si sente molto debole, ma nonostante questo decide di partecipare a un compleanno a cui ci sono altre 100 persone. Poi pare sia andato anche al funerale, sia andato al bar, sia andato comunque in ufficio, nella sua azienda. Il 28 giugno sta molto peggio, va al pronto soccorso di Noventa Vicentina dove gli dicono: tu hai preso il virus, devi essere ricoverato, ma lui si rifiuta, firma per andare a casa. Lo cerca anche il sindaco di Sossano per convincerlo a curarsi, ma lui sarà anche molto poco collaborativo, cioè dà poche informazioni su che viaggi ha fatto, che persone ha incontrato. E a quanto pare anche i suoi colleghi di viaggio e la massaggiatrice cinese, ovviamente tutti contagiati, siano stati molto poco collaborativi. La privacy, ok, però quando ledi i diritti degli altri, pensiamoci. Buongiorno Mattino.